Belli miei, sono sconcertato. È il 10:10, sono le 19:40, quindi sto registrando questo video. Non si sa ancora nulla. Il 10:10 de che? Il 10:10 de che? Non lo so, ragazzi. Speriamo esca qualcosa questa settimana. C'è stato un tweet sul Twitter di Frank che addirittura ha messo in discussione tutto l'aggiornamento di ottobre che potrebbe non uscire. Un like di solidarietà. Un like di solidarietà per Grax che cerca di tenervi aggiornati su tutto. Con video live tutti i giorni. Codice Grax in the shop. Perché ho visto che dovrebbe ancora esserci, se non ricordo male, l'offerta di Leon Sharkina a metà prezzo e Leon proprio il Brawler a metà prezzo. Codice Grax in the shop. Iscrivetevi campanella per altri aggiornamenti. Oggi siamo su Brawl con Yoshino e Pandex. Primi due link in descrizione, seguiteli. Per la GX Cavia number 22. 1100 gemme, basta regà fare i conti strani. Non mi ricordo quante offerte ho acquistato, ma andiamo per eccesso. 1100 gemme spese, che so tante. In realtà 23 pacchetti totali aperti. Guardate quante mod ho. La cosa bella, vi faccio vedere al volo, poi partiamo. Ho notato che mi mancano veramente pochissime. Non è vero, ecco, già ho aperto un brawler dove non ce n'ho neanche una, quindi mi sto zitto, però non dovrebbero mancare tantissime emoticon comuni. Oggi ne prendiamo altre due. Let's go! Non vi ho fatto vedere la mappa, ma la vedrete tra due secondi. Partiamo con Sandy, Carletto e Mr. Pingu contro un team, attenzione, boh, sniperato. Non ci posso credere, ragazzi. Hanno sniperato. Questa è una mappa molto sexy, vado sulla sinistra. Exactly, Yoshino si fa la lane. Regà, mi sento male, ma come fanno a sniperarci a 900 coppie? Ma tutto questo it's incredible, ragazzi. Tutto ciò it's incredible. Comunque il thrower funziona, forse, regà, questa partita ci salva. Hai finché che un throwerino potrebbe essere un po' importante. Mi sento un po' in difetto con questo team, perché il thrower può muoversi molto molto bene e ti dà un buon controllo. Però che cosa vai a cambiare? Dovrei metterlo io in teoria al thrower, oppure no? Sandy rimane lo stesso e togliamo Carletto o Mr. P. Ora ci ragioniamo. Però sì, ragazzi, il thrower ti dà un controllo mostruoso. Grazie Brian per la partita, ti mando un abbraccio enormerrimo. Occhio al Rapidolo, veramente un top brawler. Non voglio morire, infatti mi utilizza al volo, ragazzi, un gadget. Se abbiamo le ultime gemme, si parte con una super schiacciante. Sono veri contento. Ovviamente offerta, ragazzi, alla mia community che... Vabbè, che ve lo dica a fare, ragazzi. Chi segue le live sa che tipo di community ha Grax, sa che tipo di community abbiamo creato all together. Occhio a Yoshino che salva la gemma e noi siamo a posto. In teoria con sta partita di 33 andiamo over 900. E buoni, perché se anche oggi replichiamo i risultati della giornata di ieri, potrebbe essere possibile un 1150 finale, eh. Ve la butto là. 912, vediamo la top. 103esimi in Italia. Poi dopo facciamo i conti. GX Anubis, ragazzi, fenomenale. Ma credo che Maru debba ancora giocare. C'è sempre quella Alice. 1189, che fenomeni. Secondo team, stravolto tutto tranne la mia Sandy. Una costante, il mio Sandy. Yoshi, se metto con la camicia. Della, ragazzi, abbiamo il signor Pandex con un genio super malvagio. Dall'altra parte, Bombardino. Abbiamo fatto bene, raga. No, Yoshi contro Yoshi, ragazzi. Ma che sta da dire? Are you serious? Ah, questo è un problema. Questo è veramente un problema, raga. Vi ricordate Carletta? A me counterava un botto Carlettino. Non so che fare, raga. No, mi trovo molto in difficoltà, purtroppo. O provo a fare una mezza pushatel. Ho utilizzato un gadget per errore, raga. Calmi, calmi, sto nel panico, fermo. Sto nel panico. No, nella partita Yoshi contro Yoshi non posso andare a perdere, ragazzi. Dipende dal Pandex, if grabba. If grabber pande. Ottima la kill, posso andare su Yoshino a fare un paio di colpi. Grax cerca di non morire prendendo una gemma, ma è molto difficile. Cavolo, di nuovo è successo di nuovo, Carletto, ragazzi. Counterissimo. Io come riesco a dare supporto al mio Pandex One? Non lo so se ce la faccio. Ci provo, regà. Devo andare sul bombardino, che potrei in teoria tirare giù. Tolto il bomber. Non so che cosa ho fatto, ma raga, questo è un grande problema. Servirebbe il grab della life. Pandex prende una gemma, io così le dividiamo, non lo so. Ci inventiamo qualcosa, ottima la cura di Arrow. Fermi direttamente dalla serie TV. Prova a ritogliere il bomber, metto una ulti, ragazzi, l'ho messa. Ma perché si sono intercambiati? Sinceramente non lo so. Se Pandex non mi va giù e riesce a grappare il fake Yoshi, sarebbe fantastico. No, mi sono fatto stunnare, raga, scusate, mi ho giocato malissimo. Mannaggia Fish. No, raga, che follata. Colpa mia, ragazzi, ho giocato malissimo. Carletto mi manda veramente nel panico. Non so perché, raga. Non so perché Carletto mi fa
andare nel panico. Servirebbe il grab, ma qua ci stanno in mezzo le mine. Grab di pande. Non arriva il grab. Ragazzi, scusatemi, tutta colpa mia, 100% della mia colpa. Sandy è buona, ma secondo me Sandy deve andare sulla lane di destra, non deve andare sulla lane di sinistra. Che peccato. Vi giuro, ho fatto di tutto per non prendere lo snipe, per giocarla. E sembra anche una situazione abbastanza tranquilla. A sinistra sì, io vado a destra, che è un po' più aperta la situa. Cerco di colpire i miei avversari. Però ripeto, raga, io con Carletto so negato, non lo so assolutamente utilizzare. Non sembra snipe. Ottimo, una partita che ci giochiamo. No, vabbè, non mi dite, raga, che Carletto è così forte. Io non l'ho mai utilizzato, raga. Non ci posso credere. No, vabbè, raga, fermi un attimo. Non ci ho mai capito niente, ragazzi. Ma perché non l'ho mai utilizzato? Grax scopre un brawler. Allora, facciamo così. Prendiamola con filosofia e con positività. Questa stagione è stato un allenamento e un antipasto per la prossima. Buttiamola su questo fatto qui. Abbiamo imparato delle cose, ci siamo un po' riorganizzati, anche perché venivamo da una stagione molto forte che poi è andata un po' a scemare sul finale, quindi prendiamola con filosofia. Poteva andare peggio sicuramente. Qui, raga, no, vabbè, troppo OP, raga. Troppo OP, ragazzi. Colpisce da casa tua. Cioè, da casa tua parte il piccone, torna a casa mia, colpisce l'avversario. Ma di che stiamo a parlare, ragazzi? Impazzisco. Non ci ho mai capito niente. Non ci ho mai capito niente. Tutte le partite che ho perso con Sandy, con Ems, contro Carletto, bastava semplicemente mettere Carletto. Sono contento. Mi butto, ragazzi, anche in avanti, giusto per fare una kill in più. Schiacciante contro un team che non conoscevo, da 700 coppe, ci ha messo anche un po' a trovarlo. 33, 9, 50 precisi. Scusate per la sconfitta di prima, mi assumo tutta quanta la responsabilità. Locality, 57esimi, faccio al volo un check, diviso 12. 950 diviso 12, uguale 79,16, si scende rispetto a ieri. Per 14, proiezione di 1108, quindi ufficialmente punteremo le 1100. Che non ci danno pochi punti stella. Sono comunque 5000, se butta via niente. Ma la prossima stagione, ve lo prometto, ci sfondiamo. Io ringrazio Yoshi e Pandex, sempre top. Il top del top sarebbe fare un emoticon di Carletto e trovarne una pazzesca nel pacchetto a 49 gemme, 22esima, 22 like se volete, ragazzi, un altro contenuto GX Cavia e codice Grax se anche voi comprate i pacchetti e usufruite delle spille. Vado, 49 gemme, dacci una epica, te prego. 1100 gemme, boni, regà. Il corvetto salvatutto. Il corvetto, ragazzi, salvatutto. Il primo pollicione classicone, ragazzi. Il primo pollicione. Però il corvo è veramente bella. Mi mancava, sono contento. Vado ad impostare il primo e vediamo se abbiamo finito qualche tris. Corvetto, ci manca la felicità. Sto sbagliando, ci manca la tristezza. Sto totalmente svalvolato. Bombardino, la felicità. Mentre il primo, attenzione, la tristezza. Però mettiamo il pollicione, quindi andiamo per uno su tutti e tre. Interessante. Pollice, iscrizione, campanella. Seguite Yoshi e Pandex, la prossima stagione sarà sicuramente top. Fatemi fare al volo il corvettino che spicca tra tutti, perché è giallo, molto molto bello. Noi ci becchiamo domani con un nuovo video alle 13. Vi terrò aggiornati su tutto quello che succede nel mondo tweet. Anzi, tenetemi anche voi aggiornato qui sotto nei commenti. Un mega kiss. Buona domenica, ragazzi. Grazie al supporto. Iscrivetevi, campanella e codice Grax. Ciao.